Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del Lager. In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve. Per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto e se sia bene che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria. A questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possano trarre da questo particolare mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche notevolmente, una gigantesca esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui, diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni. E quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita. Noi non crediamo alla più ovvia e facile deduzione che l'uomo sia fondamentalmente brutale, egoista e stolto, come si comporta quando ogni sovrastruttura civile sia tolta, e che lo Halfling non sia dunque che l'uomo senza inibizioni. Noi pensiamo piuttosto che quanto a questo null'altro si può concludere se non che di fronte al bisogno e al disagio fisico assillanti, molte consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al silenzio. Ci pare invece degno di attenzione questo fatto. Viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari, i buoni e i cattivi, i savi e gli stolti, i vili e i coraggiosi, i disgraziati e i fortunati, sono assai meno nette, sembrano meno congenite e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. Questa divisione è molto meno evidente nella vita comune. In questa non accade spesso che un uomo si perda, perché normalmente l'uomo non è solo e nel suo salire, nel suo discendere, è legato al destino dei suoi vicini, per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza o discenda con continuità di sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre ognuno possiede di solito riserve tali, spirituali, fisiche e anche pecuniarie, che l'evento di un naufragio, di una insufficienza davanti alla vita assume una anche minore probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorzamento è esercitata dalla legge e dal senso morale, che è legge interna. Viene infatti considerato tanto più civile un paese quanto più savie ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero e al potente di essere troppo potente. Ma in Lager avviene altrimenti.
qui la lotta per sopravvivere è senza remissione, perché ognuno è disperatamente, ferocemente solo. Primo Levi, in una pagina memorabile di Se questo è un uomo, parla di un corpo che non c'è più, il corpo di un deportato, un musulmano, parola che nel gergo del lager non indica un islamico, indica un prigioniero vicino alla morte. Nul Achsen, colui che non è un uomo, ma sta per diventare un corpo morto, puro residuo da eliminare. Nulla di più che un involucro, come certe spoglie di insetti che si trovano in riva agli stagni, attaccate con un filo ai sassi, e il vento le scuote. Il musulmano del lager è destinato entro breve tempo alla camera gas e quindi al crematorio, una scoria. Nul Achsen, 018, dalle ultime cifre del numero di matricola. È un corpo vuoto, a un passo dalla morte, anzi, con la morte addosso. Se un qualunque Nul Achsen vacilla, non troverà chi gli porga una mano, bensì qualcuno che lo abbatterà a lato, perché nessuno ha interesse a che un musulmano di più si trascini ogni giorno al lavoro, e se qualcuno, con un miracolo di selvaggia pazienza e astuzia, troverà una nuova combinazione per defilarsi dal lavoro più duro, una nuova arte che gli frutti qualche grammo di pane, cercherà di tenerne segreto il modo, e di questo sarà stimato e rispettato, e ne trarrà un suo esclusivo personale giovamento, diventerà più forte, e perciò sarà temuto. E chi è temuto è ipso facto un candidato a sopravvivere. Nella storia e nella vita pare talvolta di discernere una legge feroce che suona: a chi ha sarà dato, a chi non ha, a quello sarà tolto. Nel lager, dove l'uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo primordiale, la legge iniqua è apertamente in vigore e riconosciuta da tutti. Con gli adatti, con gli individui forti e astuti, i capi stessi mantengono volentieri contatti, talora quasi camerateschi, perché sperano di poterne trarre forse più tardi qualche utilità. Ma ai musulmani, agli uomini in dissolvimento, non vale la pena di rivolgere la parola, poiché già si sa che si lamenterebbero e racconterebbero quello che mangiavano a casa loro. Tanto meno vale la pena di farsene degli amici, perché non hanno in campo conoscenze illustri, non mangiano niente extra razione, non lavorano in comando svantaggiosi e non conoscono nessun modo segreto di organizzare. E infine, si sa che sono qui di passaggio e fra qualche settimana non ne rimarrà che un pugno di cenere in qualche campo non lontano e su un registro un numero di matricola spuntato. Benché inglobati e trascinati senza requie dalla folla innumerevole dei loro consimili, essi soffrono e si trascinano in un'opaca, intima solitudine, e in solitudine muoiono o scompaiono, senza lasciar traccia nella memoria di nessuno. Il risultato di questo spietato processo di selezione naturale si sarebbe potuto leggere nelle statistiche del movimento dei lager. Ad Auschwitz, nell'anno 1944, dei vecchi prigionieri ebrei, degli altri
Non diremo qui che altre erano le loro condizioni. Kleine Nummer, piccoli numeri, inferiori al 150.000, poche centinaia sopravvivevano. Nessuno di questi era un comune Häftling, vegetante nei comuni commandos e pago della normale razione. Restavano solo i medici, i sarti, i ciabattini, i musicisti, i cuochi, i giovani attraenti omosessuali, gli amici o compaesani di qualche autorità del campo. Inoltre individui particolarmente spietati, vigorosi e inumani, insediatisi in seguito a investitura da parte del comando delle SS, che in tale scelta dimostravano di possedere una satanica conoscenza umana, nelle cariche di capo, di Blockaltester o altre. E infine coloro che, pur senza rivestire particolari funzioni, per la loro astuzia ed energia fossero sempre riusciti a organizzare con successo, ottenendo così, oltre al vantaggio materiale e alla reputazione, anche indulgenza e stima da parte dei potenti del campo. Chi non sa diventare un organizator, combinator, prominent, truce, eloquenza dei termini, finisce in breve musulmano. Una terza via esiste nella vita, dove anzi è la norma. Non esiste in campo di concentramento. Soccombere è la cosa più semplice. Basta eseguire tutti gli ordini che si ricevono, non mangiare che la razione, attenersi alla disciplina del lavoro e del campo. L'esperienza ha dimostrato che solo eccezionalmente si può in questo modo durare più di 3 mesi. Tutti i musulmani che vanno in gas hanno la stessa storia, o per meglio dire non hanno storia. Hanno seguito il pendio fino al fondo, naturalmente, come i ruscelli che vanno al mare. Entrati in campo, per loro essenziale incapacità o per sventura o per un qualsiasi banale incidente, sono stati sopraffatti prima di aver potuto adeguarsi. Sono battuti sul tempo, non cominciano a imparare il tedesco e a discernere qualcosa nell'infernale groviglio di leggi e di divieti che quando il loro corpo è già in sfacelo e nulla li potrebbe più salvare dalla selezione o dalla morte per deperimento. La loro vita è breve, ma il loro numero è sterminato. Sono loro, i Musulmänner, i sommersi, il nerbo del campo, loro, la massa anonima, continuamente rinnovata e sempre identica, dei non uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in loro la scintilla divina, già troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a chiamarli vivi, si esita a chiamar morte la loro morte, davanti a cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla. Essi popolano la mia memoria della loro presenza senza volto. E se potessi racchiudere in una immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine che mi è familiare. Un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. Se i sommersi non hanno storia e una sola e ampia è la via della perdizione, le vie della salvazione sono invece molte, aspre ed impensate.